È pronto a sacrificare Mino Sperlì sull'altare dell'unità della coalizione di centrodestra alle prossime elezioni regionali? Un disciplinatissimo Matteo Salvini che lascia da parte i proclami e si tiene stretti gli alleati che nei giorni scorsi non avevano gradito le fughe in avanti del Carroccio. Il candidato, ha detto Salvini, lo decide la squadra, ha detto con molta chiarezza al suo arrivo a Zambrone, la località turistica del Vibonese, che ha ospitato la Tre Giorni leghista. E poiché noi stiamo andando a votare per una regione ben nota e molto triste, la scomparsa della nostra amata Iole Santelli, ritengo sia doveroso lasciare la prima parola agli amici di Forza Italia. Il tutto nella logica di quello spirito di comunità che per la Lega viene prima di ogni cosa. Sciolto dunque il primo nodo, il candidato governatore lo disegnerà Forza Italia, anche se Salvini non avanza alcuna opzione. Non c'è alcun endorsement né alcun vincolo, almeno per ora, come accadde invece 2 anni addietro, quando la Lega sbarrò la strada della cittadella a Mario Chiuto, sindaco di Cosenza. Acqua sul fuoco delle polemiche da parte del capitano per mettere a tacere le tensioni delle ultime ore ed ascoltare i richiami, più o meno diretti, giunti dagli alleati. Ma su un aspetto Salvini ha voluto porre i paletti. La Calabria, dice Matteo Salvini, ha sbottato, non è merce di scambio, a decidere saranno i calabresi. Non c'entrano nulla le elezioni regionali con le amministrative nelle grandi città. Questo non è il calciomercato. Ma innanzitutto un pensiero a Iole Santelli perché ci sono elezioni anticipate perché il buon Dio ha deciso che fosse così. E quindi vedremo di portare avanti a testa alta e con onore quello che Iole ha iniziato. Poi siamo una squadra, decideremo come squadra nei prossimi giorni. Io vi posso dire ovviamente che sono orgoglioso del lavoro che Nino Spirlì, donne e uomini della Lega in regione e nei comuni stanno facendo, perché hanno portato la Calabria fuori dall'emergenza sanitaria in maniera eccezionale. Adesso bisogna vincere anche sul piano dell'economia, dei giovani e del lavoro, è chiaro che ne discuteremo insieme a tutti gli altri. Se facciamo la squadra, se propongo la squadra a livello nazionale, squadra deve essere anche a livello locale, quindi ne parlerò con tutti gli altri e a giorni arriveranno non il nome, ma i nomi, perché la Calabria non ha bisogno di un governatore, ha bisogno di una squadra, perché qua c'è tanto da Anche fare. in base alle decisioni che verranno prese per le grandi città. No, no, la Calabria ha un destino autonomo. Non è che ci mettiamo a fare lo scambio figurine Milano, Roma, Trieste, Bologna. Per la Calabria decidono i calabresi. La Lega è una struttura interamente calabrese, di donne e uomini calabresi. Sicuramente il fatto che il presidente uscente, ahimè, fosse di Forza Italia è da tenere presente. Io penso che sia nella Lega che in Forza Italia ci siano tante donne e uomini all'altezza, però ne parlerò insieme a tutti gli altri. Ripeto, è un momento in cui i singoli partiti devono fare un passo indietro e la Calabria deve fare chilometri avanti. Io sono arrivato in questa splendida struttura, diciamo che fra 5 anni, dopo 5 anni di Lega al governo per la prima volta e con continuità, mi aspetto strade, autostrade, porti, aeroporti e E ponte. ponti diversi. Ecco, il ponte sullo stretto, io non capisco questa ostilità, questo pregiudizio del PD e dei 5 Stelle. Sarebbe dopo il Covid l'esempio della bravura, della forza, dell'onestà, dell'ingegno dell'Italia nel mondo. Non è solo un ponte fra Sicilia e Calabria, è un ponte fra l'Italia e il resto del mondo. Creerebbe 100.000 posti di lavoro, porterebbe turismo, porterebbe sviluppo, porterebbe operai, porterebbe studenti. Mi domando nel 2021 come si faccia a dire di no al futuro. Per quanto riguarda invece queste 3 giorni, che è la cosa più importante, è proprio una prova vera del radicamento che il partito sta facendo in Calabria con dei nuovi acquisti, che oserei dire, ma soprattutto con tanta gente che ha superato la fase della curiosità e oggi invece comincia proprio, apre la seconda fase, che è quella della partecipazione, la partecipazione proprio vera, quella che ha passato il dubbio. Siamo contenti di quello che sta accadendo perché c'è una conferma del lavoro che si è svolto in questi anni, ma soprattutto in questo anno
di amministrazione e in questi ultimi mesi anche di presidenza della giunta regionale, per cui ritengo che questa presenza peraltro dei massimi rappresentanti che noi abbiamo nel nostro governo, oggi c'è con noi il sottosegretario Molteni, ma sono stati tanti gli ospiti e altri ancora arriveranno nella nostra giornata, oserei dire più che ospiti co-padroni di casa, e anche la conferma della, come dire, della ormai avvenuto sposalizio dei territori italiani intorno a un progetto che si sta dimostrando vincente in Italia, che rimane il primo, che fa rimanere questo partito il primo partito in Italia, oltre che il primo partito di rappresentanza in Europa. Quindi sono molto soddisfatto, sono molto contento di come stanno andando, di come stiano andando i lavori, e mi auguro che tutto questo possa portare un frutto ancora più succoso nei prossimi, nelle prossime settimane.